One Podcast. La giornata. Cosa c'è da sapere? L'attentato al premier slovacco Robert Fico, gravissimo. I domiciliari per Ilaria Salis e l'attacco del padre al governo. L'esecutivo di destra in Olanda a 6 mesi dalle elezioni. È di questo che parliamo oggi, giovedì 16 maggio. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. In Italia sono da poco passate le 15 quando ad Andlova, in Slovacchia, il premier Robert Fico, 60 anni, ex comunista, ora leader populista che piace al Cremlino, viene ferito a colpi di arma da fuoco. Il villaggio minerario si trova nel centro del paese, a circa 150 chilometri a nord-est di Bratislava. L'agguato avviene davanti alla Casa della Cultura, dove Fico era andato a incontrare i suoi sostenitori in vista delle europee. Il premier viene colpito allo stomaco e al petto. È un tentato omicidio per gli inquirenti. Lo sparatore ha puntato direttamente al primo ministro. L'uomo con la pistola viene subito immobilizzato. Ha 71 anni, si chiama Juraj Sintola-Bran. 71 anni, si riflette, non sembra l'età di un terrorista. Chi è allora quest'uomo che ha preso una pistola in un pomeriggio di primavera e ha compiuto un attentato contro un capo di governo come nel vecchio continente non si era mai visto? Non sono d'accordo con le politiche del governo, dice l'aggressore alla polizia. Il pensionato è un poeta, autore di diverse raccolte, ha aperto un circolo culturale, viene da Levice nel sud del paese. È simpatizzante del partito di opposizione Slovacchia Progressista. In passato, remoto verrebbe da dire, è stato attivista per il movimento non violento, nonostante un impiego nei servizi di vigilanza, come guardia giurata. Prima di sparare, l'uomo avrebbe urlato al premier: «Robo, vieni qui!» Fico si sarebbe avvicinato, a quel punto il fuoco. Si vagliano i contatti del killer all'estero, qualcuno l'ha convinto ad agire. Il premier in elicottero viene trasportato alla prima città vicina, Banská Bystrica, in cui è possibile operarlo. Per ore lotta tra la vita e la morte. L'attentato al primo ministro di nuovo in carica dall'ottobre scorso, al suo quarto mandato, dopo le dimissioni seguite all'omicidio del giovane reporter Jan Kuciak nel 2018, lui che indagava sulla corruzione del governo. L'agguato, dicevamo, solleva un'ondata di sdegno e shock a livello internazionale, dal presidente Joe Biden a quello russo Vladimir Putin a Viktor Orbán, passando per i vertici dell'Unione che parlano di attacco alla democrazia. Ilaria era molto contenta, assolutamente, veramente contenta. Poi c'è stato un passaggio che era importante, perché praticamente Ilaria in questo momento è detenuta senza un provvedimento da parte della magistratura per farlo, nel senso che aveva un provvedimento di detenzione cautelare che è stato deciso l'8 di novembre, nel momento in cui è stato incardinato il processo, e che scadeva l'8 maggio, per cui dall'8 maggio a oggi Ilaria è in galera senza che ci sia alcuna provvedimento da parte della magistratura ungherese. Il colpo di scena sempre alle 3 del pomeriggio. È stato accolto il ricorso di Ilaria Salis. Può uscire dal carcere, andare ai domiciliari dopo 15 mesi passati in cella. I legali dell'insegnante milanese di 39 anni, arrestata con l'accusa di aver aggredito un gruppo di neonazisti, avevano contestato la scelta del giudice ungherese Josef Sos, che nell'ultima udienza del 28 marzo a Budapest aveva negato questa eventualità. Le verrà installato il braccialetto elettronico. Il provvedimento diventerà esecutivo non appena verrà pagata la cauzione prevista dal tribunale, oltre 40.000 euro. Ilaria è entusiasta di uscire dal carcere, ma non è ancora fuori dal pozzo, ha detto il padre Roberto, citando così il fumetto sul processo di Zero Calcare, padre che in Italia sta facendo campagna elettorale per la figlia, candidata alle prossime europee con Alleanza Verdi e Sinistra. Qui il ministro degli esteri, Antonio Tajani. È frutto anche del lavoro dell'Italia, questo, oppure è una decisione sciolta, diciamo, del tribunale? Beh, la decisione del tribunale, ma mi pare che l'Italia abbia sempre lavorato sotto traccia. Quando si lavora sotto traccia non si
suonano i tamburi, i risultati si ottengono. I domiciliari, in caso di condanna, sono comunque un'arma a doppio taglio. Per la legge ungherese un giorno a casa vale un quinto di uno in cella. La detenzione alternativa ha dunque un peso minore. Soddisfazione viene comunque espressa dal ministro della giustizia Carlo Nordio, con cui però la famiglia era entrata in rotta di collisione negli ultimi mesi per essere stata accusata di aver perso tempo lo scorso anno. La Lega, ricordiamolo, aveva spesso appellato Ilaria Salis come cattiva maestra. Allora sempre il padre, Roberto, a Metropolis, proprio non se la sente di dire grazie al governo. La prima cosa è che io non ho, su questo caso qua, dei sassolini nelle scarpe. Io c'ho della ghiaia grossa, di granulometria grossa, quella che si usa per fare i getti in calcestruzzo, per intenderci, o i piedi insanguinati. Finora tutte queste cose qui sono rimaste nei miei cassetti e nelle mie borse, però sono lì da vedere quando sarà il momento. Dopodiché voglio dire anche un'altra cosa, che i cittadini italiani, non lo so se tutti, ma sicuramente io, siamo completamente stufi di dover implorare alle istituzioni di agire. Le istituzioni sono lì per fare il lavoro che serve ai cittadini. Le istituzioni sono al servizio dei cittadini e non è vero il contrario. Noi siamo, paghiamo il ministro di Grazia e Giustizia, paghiamo il ministro degli Esteri per lavorare per noi. Noi non abbiamo visto nessuna attività concreta per risolvere il problema di Ilaria da parte di questi due ministeri. Cosa ha pesato dunque nella scelta dei giudici ungheresi? La politica, che è entrata in campo e come, sebbene Viktor Orbán usasse la carta dell'indipendenza dei magistrati, in Ungheria una democratura nella migliore delle rappresentazioni, per spogliarsi di responsabilità e scelte, a partire da quella di portare Ilaria in udienza con le catene ai polsi e alle caviglie, con un guinzaglio sulla schiena. La candidatura con AWS e prima di questa la denuncia su Repubblica, poi sul resto dei giornali e in TV, delle condizioni carcerarie imposte a Salis, il movimento di opinione che ne è derivato, hanno costretto Budapest a cambiare registro. Una vittoria in Europa sarebbe stata, in quelle condizioni, senza dignità, un bel problema, una miccia accesa per l'amico di Vladimir Putin, che punta ad entrare nel gruppo dei conservatori, capeggiato dall'altra amica, Giorgia Meloni, con cui si è sentito al telefono nelle ultime ore, dopo essere stato espulso dai popolari. La decisione di ieri apre in teoria la strada anche ai domiciliari in Italia. Le nostre autorità dovrebbero farne richiesta a quelle ungheresi. Esiste un accordo quadro del 2009 presso il Consiglio europeo per il reciproco riconoscimento delle scelte alternative alla detenzione cautelare. La giurisprudenza però su questo punto non è univoca e il padre di Ilaria per ora sembra escluderlo, preferendo puntare a una elezione della figlia in Europa e quindi alla conseguente immunità. Tra l'altro Ilaria Salis potrà votare, anche questo è successo ieri, con un seggio mobile. Prima però dovrà affrontare la prossima udienza in tribunale, il 24 maggio. Nei Paesi Bassi è stata raggiunta un'intesa per un governo di coalizione di destra quasi sei mesi dopo la vittoria elettorale del leader xenofobo Geert Wilders, che non sarà però primo ministro. Abbiamo un accordo tra negoziatori, ha dichiarato lo stesso Wilders, che ha rinunciato alla carica due mesi fa. Il patto è tra quattro partiti. Non è ancora chiaro chi guiderà il governo di coalizione di destra e sostituirà quindi Mark Rutte, candidato alla carica di segretario generale della NATO. A marzo era stato deciso di optare per un governo parzialmente tecnocratico, composto per il 50% da politici e per il restante 50% da personalità esterne, quindi tecnici. L'ultima volta che i Paesi Bassi hanno avuto un governo ibrido è stato nel 1918, più di 100 anni fa. La giornata, cosa c'è da sapere, è un podcast di Laura Pertici. Una produzione. One Podcast.